Salve a tutti, sono Rosy Luca, osteopata e titolare del centro medico Fisiosalus. Oggi voglio raccontarvi del mio sogno che è diventato realtà. Fisiosalus nasce nel 2015 da una superficie di 60 metri quadri e contava 3 fisioterapisti. Oggi la nostra equipe è formata dai migliori medici, osteopati, fisioterapisti, kinesiologi che ci sono nel settore sanitario e conta 60 professionisti su una superficie di circa 800 metri quadri. Abbiamo creato tutto questo per migliorare la qualità della vita dei nostri pazienti e sviluppato soprattutto dei percorsi terapeutici che puntano alla prevenzione della salute. Tutto ciò è stato possibile attraverso il continuo aggiornamento, impegno, studio di ogni membro del nostro staff, andando sempre alla ricerca del meglio per i nostri pazienti. Non c'è nulla che più caro che la nostra salute e Fisiosalus è qua per questo. A Santa Barbara si disputa una partita importante. Sono coinvolte due delle squadre più in forma del campionato, entrambe reduci da una serie di risultati e prestazioni altamente positive. Il Branca vuole punti per allontanarsi ulteriormente dalla zona pericolosa, mentre il Terni FC vuole proseguire a sognare in grande. La prima occasione del Branca, con Marchi che al nono non spaventa Cunzi con il suo sinistro dalla distanza. Al primo affondo gli ospiti si portano in vantaggio. È il decimo minuto quando Pacilli batte un corner dalla destra e Romeo trova la deviazione vincente che vale lo 0-1. Il Branca reagisce subito, Cunzi è attento sul diagonale di Marchi al dodicesimo e al quindicesimo De Julis manca lo specchio dalla porta di poco con la sua conclusione dal limite. Nonostante una deviazione, il tiro di Marchi dalla distanza non impensierisce più di tanto il portiere avversario. Al ventunesimo si rifà vivo in avanti il Terni FC. Pescicani scende sulla sinistra e mette in mezzo, Pacilli prova la girata che si trasforma in un assist per Desagas di Zabal che non trova la porta. Al venticinquesimo il Branca trova il pareggio. Marchi lavora un pallone sulla destra e mette in mezzo un bel cross che Fastellini gira di testa in gol, spezzando il suo digiuno. Al quarantaquattresimo Dida completa la sua azione personale con un tiro dalla distanza che Ser Giacomi disinnesca con una bella parata in tuffo. Ad inizio ripresa, De Sagasti Zabal non approfitta della palla messa in mezzo da Pacilli, mandando la sfera alta. Il Branca risponde con l'ennesima discesa di Marchi, ma la difesa chiude sul suo cross. Al ventiduesimo Bagnato colpisce la traversa con una punizione da posizione impossibile. 3 minuti dopo, lo stesso numero 22 rossoverde realizza il gol dell'1-2 e suo l'ultimo tocco sugli sviluppi di un corner battuto dalla destra da Pacilli. Il Branca non ci sta e inizia a spingere, nonostante i cambi prudenti di Borrello, si crea diverse occasioni. Al 31esimo Cunzi sfudera una paratona sul colpo di testa di Marchi. Al 39esimo Tozzi Borsoi, appena entrato, non trova lo specchio della porta con la sua girata. Un minuto dopo, la sassata di Benedetti viene deviata poco sopra la traversa. Al 43esimo Cunzi deve intervenire per impedire al tiro di cross di Patrignani di insaccarsi in porta. Al 90esimo Marchi per centimetri non arriva su un cross dalla tre quarti di Benedetti. È l'ultima occasione di una partita bellissima. Il Terni FC conquista 3 punti importanti che gli permettono di mantenere il minimo distacco dalla CF. I ragazzi di Borrello salutano i loro tifosi, mentre i ragazzi di Lisarelli, sconfitti con onore, salutano gli ospiti della comunità di Capodarco, ormai presenza fissa al Santa Barbara. Andrea Lisarelli si ferma dopo 4 vittorie, la striscia utile del Branca, al cospetto però di un avversario forte, arrivano però buoni risultati dagli altri campi, più 5 di vantaggio sui playout, ma le giornate alla fine sono sempre meno. Bisogna guardarli però, noi bisogna guardare a noi stessi, continuare a fare il percorso che stiamo facendo. Resta un po' di rammarico perché la prestazione c'è stata, i ragazzi hanno dato tutto, però poi quando finisci per perdere certe partite capisci perché stai giocando contro la seconda in classifica, perché comunque è una squadra che lima i dettagli, hanno saputo soffrire quando c'è stato il momento di soffrire. La partita a mio avviso l'abbiamo fatta noi principalmente. Forse nel secondo tempo ci siamo leggermente abbassati un po' di più e in quel momento loro di impatto, con la forza che hanno, sono riusciti a trovare il secondo gol. Però anche la reazione finale dei ragazzi va comunque lodata, quindi continuiamo in questo. L'ho sempre detto, bene non perdere in questo campionato, però oggi è successo, complimenti a loro perché secondo me è una squadra che si giocherà fino in fondo la vittoria del campionato. È la più forte o è più forte la CF Foligno? Domenica vedremo la CF Foligno, però io dai credo che dopo tante giornate così, due squadre che si contendano il campionato per un punto di distanza, vuol dire che i valori sono quelli. Sicuramente sarà determinante lo scontro diretto Cavanna alla penultima, però adesso queste sono cose loro, noi pensiamo al nostro. Speriamo adesso di lavorare bene durante questa sosta lunga che non piace, però c'è purtroppo, bisogna prenderne atto e cercare insomma ecco di prepararci al meglio per un'altra trasferta cruciale per noi che è quella di Foligno. Roberto Borrello, 11° risultato utile consecutivo, partiamo da un dato di fatto, i playoff a questo punto non si faranno.
Sì, questa è una notizia importante, perché al di là di tutto riuscire ad avere un vantaggio così ampio sulla terza vuol dire che abbiamo fatto e stiamo facendo delle grandi cose. Guardiamo altri livelli, Allegri dice sempre la Juve deve arrivare seconda, il Terni FC invece? Ma a questo punto noi dobbiamo arrivare alla penultima partita, che quella partita può essere importante, quindi se riusciamo a mantenere questa distanza poi ce la giochiamo lì. Una vittoria su questo campo conta quanto però? Conta tantissimo, perché sapevamo del Branca che stava attraversando un momento eccezionale, stava venendo da tanti risultati utili positivi, quindi non era facile. I ragazzi si sono comportati alla grande sapendo che c'era da soffrire, abbiamo sofferto quando c'era da soffrire e poi abbiamo avuto la forza di poter ribaltare la partita. Sosta lunga, a questo punto un bene o un male per i Terni FC? Ma per noi sicuramente il fatto che abbiamo tirato tanto la corda, forse liberarle adesso mentalmente i ragazzi e farli riposare potrebbe essere un bene.